Rieccoci, siamo sempre qui, signore e signore. Il Bocca quest'oggi vi preparerà una cosa che, ve lo dico, leva di sentimento, secondo la mia opinione. Poi non a tutti può piacere, però si chiama zuppa ripiena del Casentino. Per chi non lo sapesse, il Casentino è una zona fra Arezzo, Siena e Firenze, dove ci nasce, non so se lo sapete, c'è il Monte Fartelona, dove ci nasce l'Arno. Ora vi ho dato anche una cosa geografica, sono campione del mondo, lo so, non ci posso fare nulla. Comunque, andiamo a vedere gli ingredienti di questa zuppa, che deve essere una leccornia. Per 4-5 persone ci vorrà una cipolla, un gambo di sedano, una carota, del timo, due spicchi d'aglio, un po' di salvia, 400 g di pelati, se ci avete pomodori maturi, ma va bene anche pelati, 300 g di fegatini di pollo, 3 uova, un po' di parmigiano da grattugiare naturalmente, 1,5 litri di brodo vegetale e circa 300 g di pane, di quello raffermo che ce l'avete lì da 2-3 giorni, lo tagliate bello fine, sale e pepe quanto basta e olio di velo buono che non deve mai mancare. La prima cosa da fare sarà fare un bel battuto della nostra cipolla, carota e aglio. Mi raccomando, al gambo di sedano cercate di levare con un pelapatate tutti i filamenti che rimangano un po' indigesti. Facciamo un trito non troppo fine, va bene grossolano. Allora, a questo punto prendete un bel tegame, mettiamo a scaldare qualche cucchiaio d'olio, almeno 5 o 6, ma minimo 5 o 6, anche 7 o 8 mi sa. Andiamo ad aggiungere il trito, sentite come già soffrigge bene. Diamo una bella mescolata, ci aggiungiamo qualche rametto di timo. Questa è un'antichissima ricetta del Casentino, ve l'ho detto, questo faceva da primo e da secondo, ve lo dico, perché poi vi faccio vedere. Piano piano il fuoco, il soffritto deve andare leggero, leggero. Un'altra cosa che vi volevo dire è che il brodo dovrà essere bello caldo quando lo metteremo a cucinare, sicché mettetelo a scaldare. Questo è un brodo vegetale che io ho fatto molto velocemente, una mezz'oretta, ho messo una costola di sedano, un pomodoro, una carota, una cipolla, tutta a pezzi, un po' di prezzemolo. L'ho messo a cucinare, ve l'ho detto, a sobbollire per una mezz'oretta, poi l'ho spento e è venuto questo bel brodino di verdure. Allora, sono passati 10 minuti, la nostra cipolla si sta imbiondendo piano piano piano, ve l'ho detto, dovete tenerla al minimo. A questo punto ci andiamo a mettere i pelati, le potete rompere, le potete mettere interi, tanto piano piano si romperanno. Alziamo leggermente un attimo il fuoco. Allora, io faccio così, guarda, metto un po' di brodo per sciacquare il tegamino lì. Mettiamoci un po' di sale, un po' di pepe e mescoliamo. Con un cucchiaio vi aiutate a spaccare i pelati. Fate riprendere bene il bollore, appena riprende il bollore l'abbassiamo leggermente. Vedete, ha ripreso il bollore, io vado a mettere medio basso e lo vado a tappare. Dovrà cucinare così per circa 10 minuti. Ogni tanto dateci una rigiratina, mi raccomando. Allora, dopo una decina di minuti, i nostri pelati dovrebbero essere in queste condizioni. Belle condizioni. Date una giratina e iniziamo ad aggiungerci il pane. Ve l'ho detto, fettine fini. Ci aggiungiamo un po' di brodo. Ve ne asservate un pochino. Proprio pochino, una ramaiolata. Alziamo al massimo per far riprendere il bollore, anche se il brodo era bello caldo, va bene così. Quando riprende il bollore in questa maniera, l'abbassiamo quasi al minimo e lo tappiamo, lasciando un piccolo spiraglio per far evaporare il tutto, va bene? Nel frattempo che cucina, ci vuole circa una mezz'oretta, facciamo i fegatini. Prendete due spicchi d'aglio, le schiacciate, qualche foglia di salvia, 4-5, le mettete in un tegamino con 3 o 4 cucchiai d'olio, lasciamo scaldare un attimo la padella che soffrigga. Quando vedete che inizia a soffriggere bene, ci aggiungiamo i fegatini che sono stati sciacquati, mi raccomando, li facciamo scottare sia da una parte che dall'altra, fuoco medio basso, perché se no, tanto questa padella è di terracotta, mantiene bene il calore. Saliamo, impepiamo. Ma ero scordato di dirvelo, ci vuole proprio 2 dita di vino bianco, va bene, ma 2 dita vuol dire 2 dita, no, 2 dita così, 2 dita così. E quando avrà cotto da ambo i lati a modino, andiamo a sfumare con quelle 2 dita di vino i nostri fegatini. Alziamo, facciamo evaporare bene il vino,
Nel frattempo mi raccomando, rigirate la zuppa di pane col pomodoro, eh? Quando il vino sarà evaporato ci andiamo ad aggiungere quel pochino di brodo che vi siete asservati. Va bene così. E lo lasciamo cucinare finché il brodino non si è tutto ristretto. Mentre finisce di cucinare la zuppa ai fegatini, ci siamo quasi, mancano 3 o 4 minuti, prendete 3 uova, le mettete dentro un contenitore. Queste sono uova livornesi, guardate che bel rosso ci hanno, è il rosso vivo. Ci mettiamo dentro un po' di parmigiano grattugiato, almeno 3 cucchiai, un pizzico di sale, e lo sbattiamo. Fatto questo lavoro qua, mettetelo da una parte. La nostra zuppa ha cotto una mezz'oretta, guardate che bellezza, si è riappresa quasi tutta, il pane ha assorbito tutto il liquido, è venuto tipo una pappa al pomodoro, ma un po' più saporita secondo me, che ci sono tutti gli odori. Allora, vado a togliere, l'appoggio un attimo, prendo anche i fegatini, le metto qui. Va bene Andre, così si vede, si vede. Io ora faccio delle monoporzioni, userò una cocotte da mettere in forno, se avete una pirofila grande la potete fare tutta insieme, io la faccio monoporzione, ma va bene anche metterla tutta in una pirofila, questa zuppettina qua. Allora, ci metto qualche cucchiaiata, a questo punto facciamo un bocchino nel mezzo e ci adagiamo qualche fegatello nel mezzo. E un'altra cosa che dobbiamo fare, prendere un po' del nostro uovo, sbattuto precedentemente, e andarcelo a mettere sopra, a coprire, a coprire, bravo Andrea, a coprire il tutto. Boia, che bontà te. Ci grattugiate naturalmente un altro po' di, ce lo metto, crosticina, per la crosticina c'è un odore bimbi incredibile, e un po' di pepe ce lo metto anche. Voi mi direte, ma che ha fatto? E io vi dirò, che ho fatto? Lo devo mettere nel forno fino a che il nostro uovo non si rapprende e fa una crosticina. Va bene? Forno 170 gradi ventilato per almeno 5-10 minuti. Questo è l'arco di tempo che ce lo dovete tenere. Guardate quando è pronto. Bravo. Sono passati 10 minuti e la nostra cocottina dovrebbe essere pronta, Andrea. Guarda questa roba lì. Guarda guardate che bellezza. Questo deve essere un piatto da mille la notte, l'ho fatta. Una bocca di pizza. L'ho fatta anche più grossa, Andre. Questa via era da portare in tavola e servi commensali, Però mi garbava più così. Vabbè, questa è monoporzione, bellina. Quell'altra è una bomba, quella che mangio io, quella. Quella che mangi te, Andre. Porzioncina leggera per Andre stasera. D'altronde sta venendo il freddo e siamo a ottobre e sembra di essere, te lo dico Andre, io andavo al mare qualche anno ad ottobre, quest'anno poi nulla. Andiamo all'assaggio di questa bontà di Andre, Si dovrebbe essere un po' ghiacciata anche se la vedo dura, sicché prendo un pochino d'uovo, un pochino di fegatello e un pochino di zuppa di pane. Questa praticamente secondo me, secondo la mia opinione Andrea, è un mix di pappa al pomodoro, acqua cotta con fegatini, è una cosa un po' più strong, sicuramente una estiva, sicuramente non è che per chi fa la dieta, non è leggerissima ma deve essere una squisitezza, sicuramente, sicuramente. Abbiamo una soffiatina, scusate, ma che ve lo dico a fa, che ve lo dico a fa, già i fegatini si sciolgano in bocca, lo senti nemmeno Andre, te lo dico. Poi il pomodoro con l'uovo sta sempre bene e io con quest'altra cucchiaiata di bontà assoluta, tradizione antica, mando un bacione a tutti quanti, ringraziando ancora una volta tutti quelli che mi seguono, dicendovi iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, condividete con i vostri amici anche su Instagram e su il Facebook, no? Facebook. E un'ultima cosa, volevo salutare un mio amico, saluto Leo, gli mando un bel bacione, e al suo nipote Lorenzo, che dice che è piccinino e che ogni volta che piange gli fanno ascoltare la mia voce e smette di piangere e ride. Non ci credo nemmeno se lo vedo, anzi, mi sa che ti verrò a trovare. Ciao Leo e Lorenzo, alla vostra!